Ciao, oggi vi mostro come realizzo un impacco contro borse e occhiaie naturale, semplicissimo e davvero efficace. Vi consiglio tanto di provarlo e se vi va, se vi piace questo tutorial, lasciate anche un pollice in su. Adesso vi mostro subito come si prepara. Vi serviranno un infuso di camomilla oppure di tè verde che potete preparare con una bustina come questa. Io ho preparato ad esempio l'infuso alla camomilla e dei dischetti di cotone, anche se per un impacco vi basterà un solo dischetto. Per prima cosa ho messo a scaldare in un pentolino dell'acqua, l'ho portata ad ebollizione e ora la verso sopra la bustina che ho precedentemente messo in un mega bicchierone. Potete utilizzare tranquillamente una tazza. Ora vado a lasciare in infusione per circa 10 minuti. Nel frattempo, nel corso di questi 10 minuti, taglio i dischetti di cotone in due parti in modo che assumano una forma a lunetta, diciamo, perfetta per la zona del contorno occhi. Vi ripeto, come vi ho detto prima, che per un impacco vi basta un solo dischetto. Ed eccole qui le nostre lunette. Sono trascorsi 10 minuti e ora andiamo a togliere la bustina di camomilla dal mega bicchierone e andiamo poi a prendere un foglio di alluminio in cui andiamo ad immergere per una decina di secondi ogni dischetto di cotone. Mi raccomando, anche se nel video io tengo i dischetti di cotone per meno di 10 secondi, voi teneteli almeno 10 secondi. È proprio una questione di video, ecco, diciamo così. Potete usare quindi un foglio di alluminio, di carta forno oppure un piattino di plastica. E fatto questo procedimento per tutte le lunette di cotone, andiamo a mettere il foglio di alluminio in freezer per 15 minuti. Trascorsi 15 minuti andiamo a togliere dal freezer, eccoli qui, e attendiamo qualche secondo per far sì che non siano troppo congelati e andiamo appunto a posizionarli sulla zona del contorno occhi. Potete posizionarli tutti e due contemporaneamente i dischetti, quindi su tutti e due gli occhi e rilassarvi per 15 minuti e poi togliere il tutto, oppure fare come ho fatto io e quindi tenerli 5 minuti per uno sotto l'occhio. Spero tanto che questo tutorial vi sia piaciuto, io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!